Non siamo un corpo di serie B, è questo lo slogan di questa manifestazione di protesta qui davanti al Palazzo del Governo di Arezzo. Come mai i Vigili del Fuoco reclamano questa attenzione? Noi chiediamo solamente di essere equiparati alle altre forze di polizia, cioè noi abbiamo dei trattamenti sia pensionistici che stipendiali differenti dalle altre forze di polizia e quindi non chiediamo nessun privilegio rispetto agli altri, ma equiparazione. Ecco, quali sono le difficoltà maggiori a cui siete esposti ogni giorno? Il corpo purtroppo sta invecchiando, l'età media dei Vigili del Fuoco sono circa 48 anni, fare soccorso a 50-55 anni non è semplice, non è come farla a 25, il nostro lavoro è abbastanza fisico, insomma, quindi con l'invecchiamento del corpo sicuramente avremo i nostri problemi. Ecco, qual è invece la situazione per quello che riguarda Arezzo, la provincia di Arezzo e il corpo dei Vigili del Fuoco? Arezzo rispecchia abbastanza la media nazionale, quindi le problematiche sono più o meno le stesse. Diciamo che Arezzo, al di là di quelli che sono i punti di questa protesta che a livello nazionale ci può avere magari dei problemi con la vallata della Val Tiberina, un problema ormai che si trascina da tantissimi anni, in cui molte persone non si rendono conto della situazione perché il distaccamento esiste, però è un distaccamento volontario. Molta gente non sa cosa vuol dire, in pratica ci sono appunto dei volontari che nel nostro caso non riescono a garantire, nonostante l'impegno, una reperibilità 24 ore su 24. E ci sono stati anche dei casi di cronaca che voi sapete benissimo, anche abbastanza recenti purtroppo, piuttosto gravi, in cui se ci fosse stata la presenza di un distaccamento permanente, quindi che opera 24 ore su 24, probabilmente sarebbe andata a finire in maniera diversa. E noi lottiamo, ecco, come corpo dello Stato, oltre che per lo stipendio, lottiamo anche per una cosa che in definitiva a noi non ci viene niente in tasca, però ci interessa, cioè, il nostro lavoro lo facciamo con passione e si vorrebbe riuscire a soccorrere nel miglior modo possibile le persone. Qual è il primo impegno che chiedete di prendere al governo, al prefetto, insomma, di farsi portavoce? Al governo sicuramente questo discorso della differenza, di ridurre o azzerare la differenza con gli altri corpi di polizia, perché pensiamo di meritarci questa cosa, perché sui giornali siamo tutti pronti, anche il governo stesso, a tessere le lodi di questo corpo quando poi c'è da pagare. Il corpo più amato di fatto. È più amato dagli italiani, però diciamo a livello di stipendio non è così.